Il citoscheletro. Il citoscheletro letteralmente vuol dire lo scheletro della cellula. Quindi sono l'insieme delle fibre proteiche che troviamo all'interno del citoplasma della cellula e che servono per sostenere la cellula, mantenere la sua forma, consentire il movimento della cellula e anche il trasporto degli organoli e delle vescicole di trasporto. Il citoscheletro è formato da tre tipi di filamenti che sono i microfilamenti, i filamenti intermedi e i microtubuli. I microfilamenti sono i filamenti più piccoli, hanno una, un diametro di 7 nanometri e sono formati da una proteina che si chiama actina. Ha la, il filamento una struttura a collana di perle, dove ogni singola perla, ogni singola pallina, è una molecola di actina. I microfilamenti hanno la funzione di dare la struttura alla cellula e attraversano il citoplasma delle cellule come decavi o intrecciati come fossero delle reti e in alcuni casi servono anche per il movimento della cellula stessa ad esempio i globuli bianchi emettono delle estroflessioni che si chiamano pseudopodi che permettono il movimento della cellula e queste estro estroflessioni questi pseudopodi sono da formati da microfilamenti, quindi la formazione di lipseudopodi è permessa dalla presenza dei microfilamenti. I filamenti intermedi hanno dimensioni intermedie, appunto, hanno una dimensione di, dagli 8 ai 12 nanometri, quindi in media 10 nanometri di diametro, e sono filamenti formati da proteine che appartengono alla categoria delle cheratine. Si tratta di filamenti che servono per dare sostegno alla cellula stessa e sono abbondanti in quelle cellule che sono sottoposte a tensioni, come per esempio le cellule della pelle. Infine, l'ultima categoria di filamenti sono i microtubuli. I microtubuli hanno le dimensioni più grandi, un diametro di circa 25 nanometri e sono costituiti da una proteina che si chiama tubulina. Tubulina ha la caratteristica di poter polimerizzare a formare dei lunghi eh, strutture cave elico-cilindriche, dei lunghi cilindri cavi che eh, formano appunto questi microtubuli. Quali sono le funzioni dei microtubuli? I microtubuli sono tra tutte le fibre del citoscheletro, forse i più importanti per quanto riguarda le funzioni, perché svolgono numerose funzioni. Infatti, oltre al sostegno alla cellula, quindi formare una struttura interna che sostiene la cellula, i microtubuli servono anche come binario eh, per lo scorrimento degli organuli e delle vescicole di, di trasporto. Sono dei lunghi e cavi a cui si agganciano, ad esempio, gli organuli, le molecole che devono spostarsi, le proteine, ma anche le vescicole di trasporto. E utilizzando proteine che idrolizzano l'ATP come fonte di energia, quindi usando l'idrolisi dell'ATP, questi cavi permettono il movimento di queste vescicole, di queste proteine, di questi organelli lungo la cellula, da una parte all'altra della cellula. Ad esempio, le vescicole di trasporto si muovono grazie a queste eh, molecole che si chiamano chinesine, che sono in grado di idrolizzare, fare da collante, da aggancio tra il microtubulo e, la, e il e la vescicola e utilizzando la idrolisi dell'ATP permettono il movimento della vescicola lungo questi microtubuli. I microtubuli poi sono responsabili della formazione del fuso mitotico. Il fuso mitotico è una struttura a forma di pallone da rugby che si trova nelle cellule che stanno per dividersi. Quando la cellula entra in mitosi o in meiosi si forma il fuso mitotico che ha la funzione di separare i cromosomi tra le due cellule figlie. Quindi questa struttura, il fuso mitotico, è formata appunto da microtubuli. E ancora, microtubuli sono, si trovano anche nella formazione di due strutture presenti nelle cellule animali, che sono le ciglia e i flagelli. Ciglia e flagelli sono infatti formati da microtubuli. Vediamo quindi cosa sono le ciglia e i flagelli. Ciglia e flagelli sono delle estroflessioni che si trovano sulla superficie esterna delle cellule animali. Le ciglia sono piccole e numerose, lungo tutta la superficie. I flagelli sono estroflessioni molto più lunghe e di minor numero, una. Con funzioni diverse. Le ciglia hanno una funzione di eh, permettere il movimento di sostanze. Esistono cellule ciliate, per esempio, all'interno dell'ovidutto, delle Cosiddette tube di falloppio per consentire il movimento della cellula uovo dalle ovaie verso l'utero. Ma cellule ciliate le troviamo anche nell'apparato, nelle vie respiratorie, per permettere il movimento, eh, l'eliminazione delle, eh, delle sostanze, eh, dei batteri, delle sostanze di rifiuto all'interno delle vie respiratorie, con, che noi eliminiamo, per esempio, con un colpo di tosse. Flagelli invece troviamo ad esempio in cellule, cellula flagellata è lo spermatozoo, quindi la flagella ha una funzione di movimento, consente il movimento della cellula a cui appartiene. Lo spermatozoo si muove grazie al movimento del flagello. Diverso è anche il tipo di movimento che ciglia e flagelli hanno. I flagelli hanno un movimento tipo frusta, mentre invece le ciglia hanno un movimento tipo dei remi. Azionati contemporaneamente da un equipaggio di cannottieri. Andiamo a vedere la struttura quindi che hanno ciglia e flagelli a un microscopio elettronico e poi eh, uno schema al un microscopio elettronico. Allora, questo è un ciglio, questa è una cellula che appunto ha queste strutture, queste estroflessioni. Andiamo a vedere che cosa osserviamo se noi facciamo una sezione trasversale di un ciglio nella parte apicale e poi invece nella parte che sporge dalla membrana, cosiddetto corpo basale. Nella parte apicale noi troviamo una struttura di questo tipo al microscopio elettronico con nove eh, coppie di microtubuli disposti ad anello e che circondano una coppia centrale, una struttura chiamata 9 più 2, nove coppie di microtubuli che sono questi, cir questi circolini che circondano una coppia centrale. Questa è la sezione trasversale di un fliagello al microscopio elettronico. Ovviamente i microtubuli poi sono collegati alle coppie centrali e fra di loro da dei filamenti proteici di una proteina che si chiama dineina e che consente il movimento, l'azione della proteina dineina che forma queste braccia attaccate a ciascuna coppia di microtubuli esterni permette il movimento di, lo scorrere dei microtubuli e il movimento del flagello. In questo rapporto tra microtubuli e dineina c'è un'idrolisi di un ATP, quindi viene idrolizzato l'ATP, l'idrolisi dell'ATP permette l'energia, dà l'energia per cui le braccia di dineina si agganciano alle coppie dei microtubuli vicini e permettono il movimento del ciglio e del flagello. Se noi andiamo invece a vedere cosa succede al, nel corpo basale, il corpo basale, ripeto, è il punto in cui il ciglio esce fuori dalla membrana, dalla membrana della cellula. La struttura è un attimo diversa, abbiamo eh, nove triplette di microtubuli, quindi questo è come appare il ciglio, il flagello, a livello del corpo basale, in sezione trasversale. Sono nove triplette di microtubuli. Se andiamo a vedere l'immagine al microscopio elettronico, questa è un'immagine reale di un microscopio elettronico di un ciglio nella parte apicale. Quindi vediamo di nuovo le nove, le nove coppie di microtubuli che circondano una coppia centrale. Poi è ovvio che c'è questa è la, la membrana esterna della, del ciglio, e poi ci saranno le proteine, i filamenti di dineina che consentono l'attacco di queste coppie fra di loro e al alla coppia centrale. Esistono delle malattie eh, particolari eh, in cui le ciglia non funzionano. Una malattia è la discinesia ciliare primaria, chiamata DCP, chiamata anche sindrome delle ciglia eh, immobili. È una malattia genetica in cui c'è un'alterazione nelle cellule ciliate delle vie respiratorie. Le persone quindi che sono affette da questa malattia hanno bronchiti croniche. Non riescono a trasportare in maniera corretta il muco, quindi espellere il muco dalle vie respiratorie, e inoltre, non potendo far muovere in maniera corretta gli spermatozoi, perché anche sp i flagelli non sono funzionanti, sono non fertili. Negli ultimi 50 anni si è visto un aumento di queste eh, ehm, infertilità maschili dovute all'incapacità del movimento degli spermatozoi umani. E una malformazione del, di questi spermatozoi, una minore quantità di spermatozoi per unità di volume, si ipotizza che eh, fattori ambientali siano causa di queste alterazioni, in particolare una sostanza che sono gli ptalati, che sono dei composti chimici presenti nei cosmetici, nei pesticidi, nei prodotti plastici, per esempio il PVC, a volte nei giocattoli dei bambini, negli imballaggi per gli alimenti, nelle bottiglie. Queste sostanze, questi polimeri in, in, influenzerebbero la, in, la capacità delle ciglia e dei flagelli nel movimento, quindi impedirebbero il movimento di ciglia e flagelli. Quindi questo è un esempio di malattia dovuta all'uso di sostanze chimiche, eh, quindi mh, queste talati impediscono la corretta funzionalità delle ciglia e dei flagelli. Ehm, Ricordo che cellule ciliate sono presenti quindi nelle vie respiratorie, tappezzano l'oviduto, tube di falloppio, ma anche nella parte interna dell'orecchio, mentre invece cellule flagellate sono gli spermatozoi nell'uomo.